Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Rephrase. Sì, lo so, vi avevo promesso un video di griefing su Minecraft, ma tranquilli. Quello conto di farlo questo weekend quando avrò più tempo. Mentre recensire questo gioco al volo mi costerà solo mezz'oretta di lavoro e soprattutto è un titolo uscito su Steam da pochi giorni, secondo me bellissimo, e quindi non voglio perdermi l'esclusiva. In parole poverissime, Rephrase è l'unione più vero gioco di corse con AudioSurf. AudioSurf, per chi non lo conoscesse, è un gioco musicale rompicapo in cui ci si muove in un circuito diviso in tre corsie generato a partire da un brano musicale scelto dall'utente ed in cui ci si bisogna muovere a tempo di musica per raccogliere i mattoncini colorati sparsi sulla pista e fare punti. Alla fin fine quindi, anche in questo caso, si tratta di generazione procedurale, ma, a differenza dei giochi che abbiamo visto finora, invece di un seme casuale si utilizza un brano musicale come istruzioni per descrivere il livello di gioco. Utilizzando la stessa canzone ogni volta in pratica, giocherete sempre allo stesso livello. Ovviamente non ho mai recensito AudioSurf visto che è famosissimo, e quindi di certo non ha bisogno del mio aiuto per promuoversi. Voi mi direte, e qual è la differenza tra questo gioco ed AudioSurf se anche qui ci si muove su una pista per auto generata proceduralmente? La differenza è nel gameplay. Mentre in AudioSurf si fanno punti raccogliendo e accoppiando fra loro i mattoncini colorati disposti fra le tre corsie a tempo di musica, pianificando solo il cambio di corsia, in Rephrase ci troviamo davanti ad un vero e proprio gioco di guida. Qui infatti dovrete guidare la vostra auto con tutti i crismi di un gioco da corsa e fare punti non solo raccogliendo gli oggetti sulla pista, ma anche facendo acrobazie e drift alla più alta velocità possibile. In questo aspetto AudioSurf è più simile ai vecchi giochi di guida arcade e ad un altro titolo indie uscito da poco chiamato Distance. La recensione di Distance fatta da quei due sul server la trovate nella playlist Random Cop sul mio canale. Ricordo che in questa playlist troverete altre ottime recensioni di giochi adatte alla rubrica Random Gameplay, ma fatte da altri youtuber. Detto ciò, molti su Steam hanno confuso il gameplay di Rephrase con quello di AudioSurf, lamentandosi che l'aspetto del tracciato non sia sempre al ritmo di musica. Capite, alla luce di ciò che ho appena detto, che questo aspetto è stato voluto dallo sviluppatore. Infatti, lo dico e non lo ripeto più, Rephrase non è un gioco musicale. Usa solo la musica per generare livelli. Questo tipo di generazione procedurale poi si potrebbe usare anche in altri giochi, e sarebbe bello che qualche sviluppatore prendesse la palla al balzo, generando magari un FPS in questo modo. Ho in piano di utilizzare questo gioco al posto di Crypt of the Necrodancer per fare i gameplay musicali della serie Music Play. Questo perché Rephrase è più semplice da gestire, e anche più divertente per me. Questi gameplay, che saranno velocissimi da fare, similmente a questa recensione, saranno un modo per promuovere della buona musica rilasciata in licenza Creative Commons. Su YouTube pubblicherò solo music play fatti con musica libera, se invece desiderate un gameplay fatto con musica di artisti famosi, che violerebbe il copyright su YouTube, a richiesta potrei pubblicare un video sul mio canale di Dailymotion. Anche il link a questo canale lo trovate in descrizione. Detto questo vi lascio alla fine del brano e vi do il solito arrivederci alla prossima col video di griefing che vi avevo promesso.